Sono le 3 di notte, quando la squadra antisommossa del supercarcere di Cuneo attacca in assetto da guerra la carica. Dura pochi minuti il tempo di fare a pezzi le tende e colpire tutto ciò che si muove. Una donna e qualche altra si salvano dalle manganellate alzando le mani in alto, urlando che sono incinta. Tutti gli altri si distendono davanti al falò, cantano Viva l'Italia di De Gregori. Uno ad uno di peso verranno presi, caricati sui furgoni, riportati sulla statale. Il presidio è finito. Ma la gente non se ne va. Sul far del giorno arrivano altre persone, dalla statale salgono una decina di trattori. Sembra che tutta la valle sia su quella striscia d'asfalto. Vogliono tornare giù, ripresidiare il fiume, controllare gli scarichi. Ma non c'è niente da fare, perché la statale è sbarrata da un triplo cordone di poliziotti e carabinieri con tanto di manganelli, scudi, caschi, visiere abbassate e dietro furgoni sopra altrettanti poliziotti. Per passare di lì ci vorrebbe un carro armato. E allora si resta in attesa, a guardarsi negli occhi, occhi stanchi e occhi vuoti, l'attesa che qualcosa accada.